Hi, everybody, welcome back to my channel. Ciao a tutti, bentornati. Today I'm going to be doing a listening exercise. It's sort of a read along, but the aim of this exercise is to help you to understand pronunciation and to also level up your Italian vocabulary. I have decided to create this uh, exercise because many of you have asked me to focus a little bit more on listening and that sometimes it's difficult to find interesting uh, listening materials, okay? So, this exercise will be like this. I will read the article for you. I will read it slowly, so the level here is lower intermediate, good for beginners, but some words might be a little bit too difficult, but Listen to it and let me know what you think. The second time, I will read it at a normal speed. Okay, you can read along with me, and you can do so by looking at the subtitles that will appear on this video, or you can download the PDF of this article by clicking on the link that you find below this video. Okay, together with the transcript. You will also have some exercises, exercises that I have created to help you focus on some specific words that I have inserted in this article. Okay? So um, let me know what you think of this, and I hope you will enjoy the story of Lydia Poet. Lydia Poet is considered to be one of the first Italian lawyers and her story is very interesting so interesting that netflix italy has created a series on it okay so if you're interested in that you can also watch the tv series in italian of course right okay so i will be reading the articles so i might not always look at you but for sure the most important thing is that you listen to what i say here we go A febbraio 2023 è uscita su Netflix una serie tv che racconta la storia di Lydia Poet. Una storia sicuramente romanzata ma molto interessante che parla di una donna tenace che cerca la sua strada e segue la sua vita. Vocazione Lydia Poet è vissuta dal 1855 al 1949 in un mondo dove una donna non poteva interessarsi a un lavoro tipicamente maschile come quello dell'avvocato. Ricordare la sua storia anche tramite una semplice serie tv ci può spingere a capire le difficoltà di una donna che, mossa dalla passione per il proprio lavoro e da una forte determinazione, sfidò un mondo che le era contro in tutto e per tutto. Lidia si laurea nel 1881 col massimo dei voti alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Dopo due anni di pratica legale supera l'esame di abilitazione e presenta all'ordine degli avvocati la domanda per essere iscritta all'albo. Fin qui tutto bene. Il suo duro lavoro ha fatto breccia ed è ufficialmente avvocato. Finché un ricorso presso la Corte d'Appello di Torino, revoca la sua iscrizione vietando la professione di avvocato alle donne. Sicuramente si tratta di un periodo dove le differenze di genere sono molto forti e la figura femminile viene relegata al ruolo di moglie e madre. Alcune motivazioni a favore della revoca si basano sul fatto che l'avvocato non è un mestiere per donne in quanto sarebbero costrette a trattare anche argomenti scomodi che gli uomini stessi non potrebbero trattare in presenza delle donne oppure per questioni estetiche. Gli abiti delle donne, talvolta elaborati e definiti bizzarri, venivano contrapposti alla serietà della toga dell'avvocato. Per non parlare di argomentazioni pseudomediche che citano. Lo squilibrio mensile dovuto al ciclo mestruale. Insomma, pur essendoci alcuni sostenitori, le donne e in prima persona Lidia furono bandite da questa professione. Fortunatamente, Lidia non si arrese facilmente e continuò a lavorare con il fratello avvocato. Il suo lavoro dietro le quinte e senza titolo ufficiale le diede la possibilità di battersi per i diritti dei più vulnerabili come minori e donne. Lidia non fu la sola donna a esprimere la volontà di diventare avvocato, cosa assolutamente normale in quel periodo storico in altre parti del mondo, come nel Nord America. Pian piano si creò un vero movimento italiano di donne laureate in giurisprudenza che volevano esercitare la professione. Quindi il caso di Lydia Poet non era un'esperienza isolata, ma l'avanguardia di un più ampio movimento sostenuto anche da avvocati uomini favorevoli a questa evoluzione anche in Italia. Nel 1919 il Parlamento finalmente approva la legge che ammette le donne ad accedere ai pubblici uffici e Lidia nel 1920 all'età di 65 anni finalmente vince la sua personale battaglia e viene ufficialmente riconosciuta come avvocato. Oggi in Italia le donne avvocato sono il 48% percentuale in costante aumento negli ultimi anni. Ok, that was the slow version, now I'm gonna read it at a normal pace. As I would read normally an article. So this is for the more upper advanced students, ok? I would say from B2 up. Here it is. A febbraio 2023 è uscita su Netflix una serie TV che racconta la storia di Lydia Poet. Una storia sicuramente romanzata, ma molto interessante, che parla di una donna tenace che cerca la sua strada e segue la sua vocazione. Lydia Poet è vissuta dal 1855 al 1949, in un mondo dove una donna non poteva interessarsi a un lavoro tipicamente maschile come quello dell'avvocato. Ricordare la sua storia anche tramite una semplice serie tv ci può spingere a capire le difficoltà di una donna, che mossa dalla passione per il proprio lavoro e da una forte determinazione, sfidò un mondo che le era contro in tutto e per tutto. Lidia si laurea nel 1881 col massimo dei voti alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Dopo due anni di pratica legale, supera l'esame di abilitazione e presenta all'ordine degli avvocati la domanda per essere iscritta all'albo. Fin qui tutto bene. Il suo duro lavoro ha fatto breccia ed è ufficialmente avvocato finché un ricorso presso la Corte d'Appello di Torino revoca la sua iscrizione, vietando la professione di avvocato alle donne. Sicuramente si tratta di un periodo dove le differenze di genere sono molto forti e la figura femminile viene relegata al ruolo di moglie e madre. Alcune motivazioni a favore della revoca si basavano sul fatto che l'avvocato non è un mestiere per donne, in quanto sarebbero costrette a trattare anche argomenti scomodi che gli uomini stessi non potrebbero trattare in presenza delle donne. Oppure per questioni estetiche, gli abiti delle donne, talvolta elaborati e definiti bizzarri, venivano contrapposti alla serietà della toga dell'avvocato per non parlare di argomentazioni pseudomediche che citano lo squilibrio mensile dovuto al ciclo mestruale. Insomma, pur essendoci alcuni sostenitori, le donne e in prima persona Lidia furono bandite da questa professione. Fortunatamente Lidia non si arrese facilmente e continuò a lavorare con il fratello avvocato, il suo lavoro dietro le quinte e senza titolo ufficiale le diede la possibilità di battersi per i diritti dei più vulnerabili, come minori e donne. Lidia non fu la sola donna ad esprimere la volontà di diventare avvocato, cosa assolutamente normale in quel periodo storico in altre parti del mondo, come nel Nord America. Pian piano si creò un vero movimento italiano di donne laureate in giurisprudenza che volevano esercitare la professione. Quindi il caso di Lydia Poet non era un'esperienza isolata, ma l'avanguardia di un più ampio movimento sostenuto anche da avvocati uomini favorevoli a questa evoluzione anche in Italia. Nel 1919 il Parlamento finalmente approva la legge che ammette le donne ad accedere ai pubblici uffici e Lydia nel 1920, all'età di 65 anni, finalmente Vince la sua personale battaglia e viene ufficialmente riconosciuta come avvocato. Oggi, in Italia, le donne avvocato sono il 48%, percentuale in costante aumento negli ultimi anni. Ok, I hope you enjoyed this little article that I wrote on Lydia Poet. Please make sure to download the PDF and do the exercises. Let me know what you think. I'm very curious to know if this has helped you and if you enjoyed the story of Lydia Poet. See you next time. Un bacio. Ciao.